fa il bando, oggi la firma dei primi 46 progetti approvati è la rivoluzione sociale a tempo di record della Regione Puglia. 13 milioni 900 mila euro sono stati stanziati per la prima tranche dei progetti sociali ammessi ai finanziamenti, 46 su 292. I progetti riguardano la realizzazione di case di riposo, centri per disabili e minori, strutture di accoglienza e servizi di assistenza domiciliare. Moltissime strutture per le persone diversamente abili senza il sostegno familiare, molte strutture che sperimentano percorsi ancora più incisivi per l'integrazione dei servizi sociosanitari, moltissimi servizi alle persone e soprattutto una grande attenzione nei confronti dei servizi di genere, i centri di ascolto, i centri rifugio per le donne vittime di violenza. 46 tra comuni, istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, cooperative sociali ed enti religiosi beneficeranno dei primi finanziamenti, ma ci sono speranze immediate anche per gli altri progetti. Siamo pronti, fra qualche giorno, dopo aver approvato il piano pluriennale di attuazione, a far scorrere questa graduatoria, e noi contiamo di poter finanziare praticamente tutti i progetti finanziati. Parliamo di 400 progetti, parliamo di oltre 60 milioni di euro investiti.